schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto una variante del solo money glitch che stavamo facendo ieri. La variante è che andremo a farlo senza usare il PlayStation Store e potremo mettere le targhe personalizzate. Quindi abbiamo bisogno di una Deluxo e dello Santos Custom per il primo step. Veniamo qui allo Santos Custom, ci mettiamo qui posizionati come sono io a cavallo all'entrata dello Santos Custom. Selezioniamo un colpo Domusday la prima volta, lo selezioniamo una seconda volta e attendiamo il caricamento del download della partita, quando ci dirà 2 di 3, cioè 2 di 4, 3 di 4 e cazzi e mazzi. E dobbiamo attendere quel caricamento, quindi ragazzi aprite più volte il telefono, fate caricare più volte il telefono in maniera tale che vi compaia quel caricamento. A questo punto, quando vedete il caricamento come ho appena fatto io, dovete entrare nello Santos Custom. Ragazzi, una volta che siete dentro lo Santos Custom basterà uscire e il bug sarà fatto, la prima parte del bug sarà fatta. Che cosa significa? Significa che senza andare nel PlayStation Store avremo la Deluxo invisibile in mappa e avremo lo stile buggato. Ragazzi, come vedete la Deluxo non è presente in mappa e abbiamo anche lo stile buggato. L'unica pecca di questo glitch è che ogni volta che dobbiamo fare una duplicazione dobbiamo fare questo procedimento dello Santos Custom. Unico vantaggio di questo glitch è che per ogni duplicazione possiamo, diciamo, utilizzare una targa diversa, anche se non è personalizzata, avremo sempre una targa pulita. A questo punto ci dirigiamo fuori dal nostro CEO e come vedete la Deluxo è ancora invisibile, noi siamo ancora buggati. E qui andremo a fare la nostra duplicazione. Saliremo sul nostro veicolo, premeremo freccia destra e andremo nell'officina, ragazzi. Una volta nell'officina faremo un cambio targa. Una volta fatto il cambio targa faremo cerchio cerchio, scenderemo dal veicolo, risaliremo sul veicolo, premeremo freccia destra e automaticamente ci farà il bug e ci butterà dentro il nostro CEO, insomma. Allora io qui ragazzi lo sto facendo nell'Arcadius perché ho voluto provare, che tante persone mi dicevano che nell'Arcadius questo glitch funziona benissimo e effettivamente è così. Allora quindi una volta fatto ciò dobbiamo andare in un piano differente dell'Arcadius, in un piano ragazzi, non nell'ufficio, in un piano, e una volta che saremo in quel piano usciremo a piano terra e ci troveremo l'auto spawnata di fuori. A questo punto che cosa faremo? Perché noi abbiamo fatto il bug dello Santos Custom per poter pulire la targa, quindi andremo a pulire la targa. Nel centro operativo mobile avremo una LG RH8 normale, la sostituiremo con l'auto che stiamo duplicando, come vedete io ho la targa Tigri, la sostituiremo, entreremo nel COM, dopodiché usciremo e rientreremo di nuovo. Quando io adesso uscirò la targa già sarà cambiata, quindi già sarà pulita, vedete? Il secondo passaggio di rientrare nel COM serve solamente per salvare il veicolo. Dopo che abbiamo fatto questo passaggio di salvare il veicolo, possiamo riportare tranquillamente il veicolo in garage e questo veicolo sarà nostro, ragazzi. Come vedete ragazzi, adesso rientriamo nel nostro CEO e vi faccio vedere che cosa
cosa succede in pratica. Io adesso vado a sostituire. A ricordi logica, ragazzi, adesso io, se prenderei la Deluxe, dovrei avere lo stile buggato, come vedete, ragazzi. Però quando io esco fuori, ragazzi, che cosa succede? Succede che lo stile comunque non è buggato e la Deluxe è visibile in mappa, quindi dovremmo andare allo Santos Custom e ripetere il glitch, quello dei 2D4 3D4. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.